Salve discepoli e bentornati per una nuova video recensione. Oggi siamo qui per parlare di un libro che a me sta molto a cuore. L'ho letto tanto tempo fa, ero ancora al liceo, eppure mi è rimasto dentro e ancora, quando posso, cerco di riparlarne in classe. Il libro in questione è questo, Il giorno della civetta. Un libro molto particolare che tocca un tema, quello della mafia, ancora tristemente attuale. Ma, come vedremo, il modo in cui parla di questo tema è curioso, è particolare, è un modo che riuscì a calamitare l'attenzione del pubblico, di quello che oggi definiremo i media, e a portare uno sguardo letterario, per dire così, su un tema fino a quel momento un po' ai margini dell'attualità. Partiamo parlando dell'autore. Sciascia, Leonardo Sciascia, siciliano, 1921-1989, ha scritto molti libri che toccano il tema legato alla mafia o comunque il tema legato al degrado del sud. Questo però è sicuramente il libro che gli ha dato più fama, anche perché il modo in cui tocca il tema della mafia è un modo molto diretto, non usa mezzi toni. Ma la cosa curiosa è quando uscì questo libro. Stiamo parlando del 1961. Un momento storico in cui l'Italia e la mafia vivevano una situazione un po' particolare. Basti pensare che l'anno prima ancora il governo negava l'esistenza della mafia. Negava. E invece la mafia era qualcosa che esisteva. Le radici sono abbastanza antiche, affondano nel momento risorgimentale. Eppure il governo, per motivi che questo libro mette in luce, negava l'esistenza della mafia. Vedremo che in effetti ci sono alcuni aspetti che potremmo quasi definire storici, reali. Uno, ad esempio, è il crimine che sta alla base di questo libro. C'è stato davvero un omicidio. L'omicidio Miraglia, 1947, in cui la persona è stata uccisa per questioni mafiose. Qua, in realtà, Miraglia non esiste, avremo altri personaggi. Però l'idea è quella. Oltre all'omicidio, anche il protagonista è ispirato a un personaggio realmente vissuto, al carabiniere Renato Canida. E su quel carabiniere Sciascia ha creato il suo bell'otto. Bene, questa è la premessa storica, ma di cosa parla questo libro? Questo libro è un giallo, ci sono tutte le caratteristiche del giallo. Infatti, quello che succede è che di prima mattina abbiamo un omicidio. Quella sverna viene ucciso e nessuno vede, nessuno sente, nessuno sa. Ecco, fin da subito Bellodi si scontra con un problema molto grave collegato alla mafia, quello dell'omertà. La gente preferisce non vedere, o far finta di non vedere, o dire che è successo qualcos'altro, piuttosto che entrare in gioco. Bellodi, che è di Parma e non siciliano, fa fatica a comprendere questo atteggiamento e quindi indaga. Indaga, interroga il Di Bella, che è un informatore, e inizia ad individuare qualcuno che può essere stato il colpevole. Il Marchica, noto sicario, indagato in tanti omicidi, sempre prosciolto per insufficienza di prove, per mancanza di testimoni. Accanto al Marchica individua il Pizzuco e soprattutto il mandante, Don Mariano Arena. Sembra tutto a posto, ma fermiamoci un attimo perché il libro è giocato su due opposti ambienti. Abbiamo sia Sicilia, dove c'è omicidio, ma poi abbiamo Roma, dove tra i bar e tra i palazzi del potere ci sono dei dialoghi tra quelli che riusciamo a intuire essere dei politici, dei senatori piuttosto che dei deputati. E qui, già all'inizio, qualcuno inizia a lamentarsi di Bellodi, lo vorrebbe allontanare. Il problema è che a un certo punto a Roma salta fuori una foto in cui abbiamo il ministro Mancuso fotografato insieme a Don Mariano Arena, quello che dovrebbe essere il mandante, e si apre un dibattito parlamentare.
il piccolo fatto di provincia potrebbe tirare in ballo il governo. E così, con un finto alibi, il marchese viene scagionato. E quella catena che partendo dal Barchica arrivava fino a Don Mariano Arena salta e Don Mariano viene prosciolto. Finisce così il romanzo, con un crimine ormai rimasto insoluto, anche se tutti sanno chi è il colpevole e perché Colasberne è stato ucciso. E Bellodi? Bellodi, che aveva capito qual era il problema, Bellodi viene rimosso e viene trasferito di nuovo al nord. E qui il finale è davvero triste, molto triste, perché purtroppo si va a chiudere in questo modo una parabola, quella della speranza di Sciascia di vedere risolto un crimine politico e un crimine mafioso che in realtà non si risolve. Forse però non è neanche questo l'obiettivo per cui Sciascia scrisse questo libro. Quello che gli interessava era parlare della mafia in modo letterario. C'erano già stati scrittori che avevano parlato della mafia, ma erano saggi piuttosto che indagini parlamentari. Quindi il grande pubblico ne era in qualche modo sempre lontano. Con questo libro, Sciascia invece propone al grande pubblico un quadro, uno spaccato di quella che era la situazione siciliana al suo tempo. E non stiamo parlando di tanto tempo fa, è il 1961. Quindi un libro che apre gli occhi al grande pubblico, ai grandi lettori, in un modo tragico. La cosa positiva, forse Sciascia sarebbe stato contento di questo, è che dopo i suoi libri la mafia non è più rimasto qualcosa di negato dal governo, ma ormai pool antimafia ce ne sono tanti, processi contro la mafia ce ne sono tanti, e lo Stato sta lottando per estirpare questo problema che ha radici molto profonde e molto articolate, ramificate all'interno del territorio siciliano, ma non solo quello. C'è una parte del libro che io ho sempre molto amato. Si trova verso la fine, quando Don Mariano è in carcere perché è accusato di essere il mandante e Bellodi va a colloquio con lui. E c'è uno scontro tra quello che è l'eroe positivo, Bellodi, e quello che invece è l'eroe negativo, Don Mariano, il mandante. Ed è un dialogo, quello che c'è tra i due, molto toccante, poiché quello che si riesce a vedere tra i due non è odio. È vero, uno rappresenta la legalità, l'altro rappresenta l'ingiustizia, eppure c'è rispetto, perché entrambi credono in quello che fanno. E vi voglio leggere un pezzettino tratto da questo dialogo. Io, proseguì poi Don Mariano, ho una certa pratica del mondo. E quella che diciamo umanità e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola, piena di vento, la divido in cinque categorie. Gli uomini, i mezzuomini, gli ominicchi, i, con rispetto parlando, piglia in culo e il quacquaraquà. Pochissimi gli uomini, i mezzuomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse i mezzuomini. E invece no, scende ancora più giù, agli ominicchi, che sono come i bambini, che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. E ancora più giù, i pigli in culo che vanno diventando un esercito. E infine i quacquaraquà, che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo. Ecco, questa è una dichiarazione di rispetto. Il capo mafioso rispetta Bellodi non perché è un carabiniere, non perché è un uomo di legge, ma perché è un uomo onesto. C'era ancora un po' di onestà nel 1961, di rispetto reciproco, anche se si era dalle parti opposte della barricata. E questo quasi mi riporta indietro con la mente a quella grande opera della letteratura mondiale che è l'Iliade, dove comunque tra greci e troiani c'era rispetto, anche se si combatteva da 10 anni da una parte all'altra delle mura di Troia. Ecco, con questa
con questo volo pindarico. Ecco, con questo volo pindarico mi va di chiudere questa piccola video recensione. Spero che vi sia piaciuta, se fosse così un bel like e magari iscrivetevi al canale, che ho ancora tanti bei libri di cui parlare insieme a voi. Ciao a tutti!